proviamo a dare questi numeri qua. Anni di attività 20, associazioni coinvolte 53, raccolti 2.720.000 euro, volontari 50. Questi sono gli amici dell'Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo. Signori, applauso! E adesso guardiamoci l'ultimo evento sportivo dove modestamente e in maniera molto onorevole ho preso parte anche io. Please! Valero, ti hanno cambiato maglia, cosa sono è successo? Cambiato maglia, sono passato al padel, mi sento più competitivo nel padel, io ve lo dico, grandi sorprese oggi in campo. Ma sei per il favorito nello staff insieme a Ghione di Striscia la Notizia, esatto. sulla terra rossa? Sulla terra rossa Jimmy è veramente forte, io qui ho provato più volte col tennis, vedevo che non avevo l'entratura buona per l'alta classifica, quindi ho detto passo al padel, dove molti, capito, hanno cominciato tardi, io ho cominciato un po' prima, magari sono più competitivo. Sai che sta benissimo questo, perché vuol dire 2.720.000 euro raccolti in questi anni. Lo so, io vi ho seguiti anno dopo anno e ogni anno ci regalate grandi soddisfazioni con questo torneo, complimenti. Sì. Anche voi adesso qua. Adesso ti vediamo al padel, veniamo a sbirciarti. Vi faccio vedere io dei colpi, sta attento perché alcuni colpi sono inediti. Lorenzo Beccati, sempre presente, ormai un affezionato, un grande amico dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, per una finalità che non stiamo a ricordarlo, ma insomma ha aiutato tantissime associazioni negli anni. So benissimo le cifre, conosco ovviamente questa associazione, per cui è naturale che io ogni anno venga assolutamente qui all'Accademia, insomma. Quindi abbiamo visto per la prima volta, almeno qui da noi, impegnato nel padel. Cos'è, un tradimento verso il tennis? No, è che con l'età, insomma, il padel ti permette qualcosa di più. E poi comunque essere tennisti, giocare a padel, insomma, si comincia con un passo avanti rispetto agli altri. E mi appassiona anche perché è un gioco per tutte le età, per tutte le tasche, per chiunque, anche chi comincia a giocare la prima giornata fa già una partita. Questo è splendido, è un gioco meraviglioso. Senti, abbiamo visto che sei impegnato dopo nel doppio a tennis sulla terra rossa con Moreno Morello. Secondo te, che cosa, che lo conosci bene, sei molto amico, che cosa gli direbbe il Gabibbo a Moreno Morello per incentivarlo durante la gara? Siamo rovinati, non c'è niente da fare. Ciao Besughi. Allora, uno dei grandi inviati di Striscia la Notizia arriva fino a Bergamo all'Accademia dello Sport per la Solidarietà per contribuire a questi grandi progetti a sostegno di tante associazioni. Allora, sono stato qua 5 anni fa e ci ho lasciato il ginocchio sinistro. Sono arrivato oggi e ho già pronto il ginocchio destro, ma la cosa più grave, che dico a voi che siete a casa, chi gioca a tennis non può giocare a padel. Però... perché il nobile sport del tennis, tutti in bianco, belli, poi loro padellari, proprio padellari spudorati. Ma gli dico che Jimmy Ghione, forte a tennis, si è autoeliminato per andare sul campo di padel, un concorrente in meno? Sì, possiamo dirlo ufficialmente, se Ghione è fuori dai giochi forse posso vincere io quest'anno. Sono curioso di una cosa, però. Corri più forte tu o Moreno Morello? Ecco, su Moreno Morello sui 100 metri lui vince, 101 vinco io. Hai detto 5 anni fa, nel frattempo sono stati raccolti 2.720.000 euro da parte dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Sai quanto è importante? Bergamo sta diventando la capitale della solidarietà, l'hanno ribattezzata. Questa è una cosa bella, ragazzi, complimenti a voi che fate questo evento, che riuscite a coinvolgere un sacco di artisti, di sportivi, di persone legate al mondo del tennis e adesso purtroppo anche del padel, ma la finalità è quello che conta, l'obiettivo è quello, raggiungere una quota importante e voi l'avete fatto, quindi complimenti, chapeau. Senti, ma il trofeo di Striscia stasera chi lo vince tra di voi? Galtieri. We'll be right back.
Senti, ma l'erede di Jimmy Ghione a tennis invece chi hai, visto che quest'anno ha dato Forfeder il favorito nel mini torneo di Striscia? Non posso parlare, tennis, devo dire la verità che è il mio primo amore, poi si vedrà, insomma ritornerò a giocare a tennis, però adesso mi sto divertendo col padel, la racchetta è più corta, quindi là dove finisce quella da padel dice che devo andare a fare le foto, però comunque dai, padel, tennis, beneficenza. Andiamo a fare la foto. Ciao.